I lavoratori non percepiscono lo stipendio da aprile. A questi stipendi devono aggiungersi altri 3 stipendi di 14esimo e premio di produzione. Ora, il timore qual è? Che appena arrivano i contributi della regione, del comune, della provincia, questi contributi vengono assorbiti dai numerosi decreti ingiuntivi che sono giacenti presso la tesoreria del Teatro Stabile. Noi con questa manifestazione intendiamo un po' sollecitare l'opinione pubblica, ma anche la politica, che è totalmente assente. E non viene voglia nemmeno di venire a lavorare, tanto per essere. Poi da 8 mesi che non percepiamo lo stipendio. Tra l'altro ci aspettavamo che al ritorno delle ferie, visto che ci siamo andati alle ferie con un acconto di 500 euro, di 700 euro ad aprile, che qualcuno dell'ambito amministrativo facesse una riunione e ci dicesse come sono le situazioni amministrative dell'ente, invece completamente silenzio. Addirittura tutti quelli iscritti della CISL e della UGL, il direttore non saluta nessuno. Ci sono stati dei momenti in cui c'erano delle crisi, ma mai come in questo momento. Tra l'altro gli dico una cosa, che lo sciopero così dichiarato non l'avevamo fatto mai. Quindi tra l'altro noi non stiamo danneggiando la struttura, quelle che ci rimettiamo sono i lavoratori, la giornata lavorativa, però questo sciopero principalmente è stato proprio per far rilevare il silenzio dell'amministrazione.